Sono stati 4 giorni intensi, quelli vissuti da giovedì e sino a ieri, dalla comunità biancavillese, giorni di fede e devozione in nome del beato cardinale Giuseppe Benedetto d'Usmet. L'urna con il corpo reliquario è giunta giovedì pomeriggio in città ed è stata accolta da una folla di fedeli. Ieri, ultimo giorno di permanenza in città, nella chiesa parrocchiale Annunziata, l'arcivescovo metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Cristina, ha concelebrato una santa messa. Diverse, come dicevamo, sono state le celebrazioni nel corso di questi giorni che hanno visto impegnate le realtà parrocchiali della città e che hanno coinvolto anche le scuole medie e superiori che attraverso le visite mattutine degli studenti hanno appreso e in alcuni casi conosciuto la vita e le opere del beato d'Usmet. La cerimonia conclusiva di ieri ha visto la partecipazione di numerosi fedeli. Al termine della Santa Messa, l'arcivescovo, il parroco Don Giovan Battista Zappalà, insieme con i diaconi e i ministranti in corteo, hanno raggiunto l'esterno della chiesa, dove è stata svelata e benedetta un'edicola votiva dedicata al beato d'Usmet a perenne memoria della sua visita in città. Successivamente l'urna con il corpo di d'Usmet ha fatto rientro in cattedrale a Catania, dove viene custodita alla venerazione dei fedeli. Bravi per questa bella iniziativa, complimenti.